Sappiamo tutti perfettamente ogni anno di più quali sono anche le difficoltà e i limiti relativi ai sostegni economici che anche le istituzioni possono assicurare. Ecco, mettendo insieme i nostri reciproci e comuni sforzi nel rispetto dei ruoli che ognuno di noi pro tempore è chiamato a rivestire, possano essere brillantemente superati. Sono assolutamente felice che loro si siano, diciamo così, allargati esportando un prodotto nato a Viterbo fuori dai nostri confini. Vi porto l'assicurazione della nostra partecipazione, come sempre, sempre sensibile a questa iniziativa, e saremo sempre presenti e di conseguenza approfittatene, vi ringrazio. Dal punto di vista culturale non possiamo negarci che siamo sempre stati Alto Lazio, anche geograficamente, noi siamo stati sempre chiusi rispetto all'Umbria, però non possiamo guardare sempre indietro, e questo è il discorso. E allora partecipare ad un'iniziativa che guarda avanti è il modo migliore per riconfermare la nostra storia. Con altrettanta serietà sono certo che il prossimo anno, magari su un territorio ancora più vasto e coinvolgendo anche ulteriori amministrazioni provinciali e comunali, oltre che insomma con l'ausilio dell'ente regione, riusciremo a dare, se possibile, ancora massima attenzione a un evento culturale che è una delle pagine certamente più belle, più interessanti, di maggiore rilievo di tutta la cultura che viene fatta in questo territorio.